Grazie, grazie. Sempre in un'ottica di recupero, ma in un'ottica di prevenzione secondaria. Allora, Mario Murgia dovrebbe fare il prossimo intervento dell'Associazione Italiana Esposti Amianto Val Basento, dignità e giustizia per le vittime dell'amianto, l'importanza della sorveglianza sanitaria per chi riesce ad averla. A valle della 25792 uno studio assegnò all'Italia un potenziale di 680.000 esposti all'amianto. Recentemente in commissione lavoro l'INAIL mise in evidenza un potenziale di esposti pari a 600.000 persone. In questi anni sono circa 80.000 le persone che non stanno più. Mi preme evidenziare che a fronte di questo numero, quante persone vanno in Italia a sorveglianza sanitaria? Nel rispetto dell'articolo 10 della 25792, solo 30.000. E questa è l'attenzione che il governo italiano pone nei riguardi dei lavoratori che sono stati esposti per tanti anni. La cosa grave è che la sorveglianza sanitaria in diagnosi precoce del carcinoma spalmone, come precedentemente ha messo in evidenza il dottor Portaluri, salva la vita umana. E quindi se vogliamo, nei costi-benefici, si può tranquillamente evidenziare che i costi relativi alla sorveglianza sanitaria sono di gran lunga inferiori rispetto a quello che è il costo per la sorveglianza stessa. Noi quando abbiamo portato avanti il protocollo di sorveglianza sanitaria in Basilicata abbiamo costruito per manifestare il problema, abbiamo costruito un elenco di lavoratori che non c'era più, la maggior parte dei quali deceduti per adenocarcinoma polmonare. Sto parlando dei lavoratori esposti nella Val Basento, potenzialmente 7.000 persone, compresi gli impiegati e le segretarie d'ufficio. Se riduciamo a quelli strettamente esposti, si riduce a 5.000 persone. Di queste 5.000 persone, oggi vanno a sorveglianza sanitaria oltre 2.550 persone. Quindi, se vogliamo, più del 50% delle persone sono avviate a sorveglianza sanitaria in diagnosi precoce del carcinoma al polmone. La medicina del lavoro di Matera ha emesso per questi lavoratori sotto sorveglianza oltre 350 malattie professionali. Noi come associazione abbiamo una banca dati di oltre 550 persone affette da patologie oncologiche e non. Abbiamo un elenco di oltre 270 persone che non hanno raggiunto i 70 anni d'età. Nello stabilimento di Bisticci, 3.000 persone dirette, 2.000 indirette, annoveriamo 12 casi di mesotelioma pleurico, centinaia di casi di carcinomi polmonari,
60 casi di asbestosi e centinaia di casi di plaghe plebe. La sorveglianza sanitaria ci ha permesso di mettere in evidenza concretamente che nell'ambiente di lavoro c'era una presenza massiva d'amianto e questo ha permesso altresì di portare a riconoscimento con azioni in prima in via amministrativa, siamo arrivati a circa 600 riconoscimenti e poi con azioni legali abbiamo portato a sentenza oltre 650 persone, ma la cosa più importante è che la sorveglianza sanitaria ci ha permesso di far emergere altre patologie oltre a quelle direttamente legate all'amianto. Le patologie legate all'amianto, che prima non erano riconosciute in via amministrativa, ricordo che nel 2005 la Basilicata era considerata un'isola felice, a valle dei convegni che abbiamo fatto per mettere in evidenza l'importanza della sorveglianza sanitaria, si sono avvicinate decine e decine di vedove e tanti lavoratori con patologie addosso. Ci siamo sostituiti ai medici, abbiamo emesso centinaia di malattie professionali e per anni la Basilicata ha avuto il più alto percentile di incremento di malattie professionali. Questo, lo dico questo perché come associazione ci siamo calati nella realtà e più che chiacchiere abbiamo cercato di essere pragmatici. Abbiamo aiutato 850 famiglie. La cosa più importante è che con la diagnosi precoce si riescono a individuare con la TC ad alta risoluzione e basso dosaggio, si riescono a individuare dei potenziali carcinomi in diagnosi con di dimensioni piccole, 4-5 mm, lo si segue la crescita e quando arrivano a 9 mm la medicina del lavoro indica al paziente una visita oncologica. Si interviene e molti lavoratori li facciamo venire proprio qui a Taranto, dove dal chirurgo Iarussi, che operava prima all'ospedale di Matera, soltanto Teodorico Iarussi è intervenuto su oltre 60 persone e 50 dall'indagine istologica e su questi oltre 50 casi erano adenocarcinomi. L'intervento viene fatto in toroscopia e quindi un intervento non invasivo e sugli operati abbiamo raggiunto anche oltre 16 anni di vita senza chemioterapia. Però in questa corte di lavoratori con la TC spirale abbiamo avuto dei falsi negativi, 3 casi, per cui è stato presentato uno studio per una ricerca degli adenocarcinomi con i microRNA. Questo studio ha creato interesse nell'Istituto Superiore della Sanità anche perché verrebbe applicato alla corte dei lavoratori più grossa d'Italia con un'esperienza di sorveglianza di oltre 20 anni. Ed è importante l'esperienza di sorveglianza sanitaria in questi casi perché
abbiamo evidenziato in certi casi il passaggio da asbestosi a mesotelioma, e allo stesso tempo in certi soggetti che erano stati rinviati a un rinvio standard di 2 anni, poi al controllo programmato si è riscontrato in pratica anche delle lesioni molto gravi. Il progetto dei microRNA non è andato avanti per le vicende che conosciamo della sanità in Basilicata, però ci auguriamo che le nuove istituzioni portino avanti questo progetto. Tutta questa premessa mi serve per arrivare alla Regione Puglia. Ricordo che la Regione Puglia è stata tra le 5 regioni d'Italia, tra le prime 5 regioni d'Italia ad avere il registro nazionale dei mesoteliomi. Nella Regione Puglia, pur essendoci tanti insediamenti dove è utilizzato l'amianto, non esiste la sorveglianza sanitaria attiva, non esiste un controllo sistematico e tantomeno, ovviamente, non esiste la sorveglianza sanitaria passiva, cioè la sorveglianza che il lavoratore chiede in pratica dimostrando la sua esposizione. Beh, sinceramente, questo è grave. Ho avuto modo di avvicinare delle persone che hanno lavorato all'ILVA. In certi casi a dei lavoratori è stata riconosciuta l'asbestosi molti anni fa. Si vede chiaramente l'affanno della persona. Gli chiedo, ma che controlli fai? Niente. Cioè, questo è vergognoso, perché noi seguiamo i casi, registriamo tutti i referti medici, lo facciamo come associazione nella nostra banca dati. Se scatta qualcosa e notiamo che c'è qualcosa che non va, oltre sensibilizziamo la medicina del lavoro all'emissione della malattia professionale. Laddove c'è qualcosa che non ci soddisfa o ci crea qualche dubbio, ci appoggiamo, perché abbiamo creato un rapporto diretto con la medicina del lavoro di Bari, ci appoggiamo alla medicina del lavoro di Bari per avere un ulteriore conforto. Allora io mi chiedo, che cosa possiamo fare concretamente affinché il protocollo di sorveglianza sanitaria della Regione Puglia, che sta appeso, diventi attivo nell'interesse dei cittadini, ma anche perché è dimostrato che si salva col protocollo in diagnosi precoce del carcinoma al polmone, si possono salvare vite umane. Io mi dico, ma perché? Cerchiamo di vedere, di analizzare quali sono i passaggi che possiamo fare affinché si arrivi a un protocollo di sorveglianza sanitaria veramente attivo e possa salvare vite umane. Ed inoltre mi chiedo, per la situazione di Taranto, se è possibile, visto che l'ILVA per il governo italiano è un punto strategico, non si possa parlare per un fondo specifico per i decessi, per gli invalidi dovuti a queste patologie, tipo il fondo vittime amianto, chiedere un fondo per l'ILVA, chiedere tra l'altro, perché non è corretto che l'ILVA abbia creato inquinamento e poi debbano essere gli altri a pagare per bonificare. Un contributo affinché si possano fare delle diagnosi precoci, perché di studi ho visto, ce ne stanno tanti,
ma degli studi per estenderli anche alle cittadinanze limitrofi, dove l'evidenza e gli studi epidemiologici hanno evidenziato che c'è la maggior incidenza di patologie. Quindi mio invito è verificare quello da un punto di vista pratico, quello che realmente si può fare. Quello che contesto in Basilicata è il fatto che a fronte di oltre 12.000 HRCT e avendo una corte così numerosa e tante e oltre 50 vite umane salvate, non siano stati prodotti documenti scientifici così come ha fatto il dottor Barbone per il Friuli, così come hanno fatto in altre realtà, perché i dati della Basilicata, dell'ospedale di Matera, sono una risorsa scientifica non solo per i cittadini della Basilicata, ma di tutta la comunità scientifica. Grazie.